Buon pomeriggio, ben ritrovati ad Anteprima Sport. Sto ridendo perché il mister mi diceva: mi sei mancata, sono tornata qui in studio, mister, sei contento? Mi sei mancata e ho sofferto. Hai sofferto. Comunque, benvenuta e buonasera a tutti gli ascoltatori. Gli ascoltatori, siamo a 180 minuti dalla fine del campionato regolare di Serie B, ci sono già alcuni verdetti che sono stati sanciti, però si attendono altri due gare al termine di questa stagione. Ne parleremo insieme a Franco Segreto del Corriere dello Sport. Buon pomeriggio, Franco, e ben Ciao ritrovato pure Anna, a te. grazie per l'invito, ciao, grazie. Mister, con te poi parlo subito dopo. Fammi salutare i miei due ospiti. Il Se sono nostro buoni, salutali, però stai Silvio, non attento. so se è tanto buono Non per lo te. so, non lo so. Buon pomeriggio a Silvio Zizza da Lamezia. Buonasera, intanto posso salutare l'illustre parterre de Rois De che Rois, c'hai. i due Franchi, I un parterre due di Franchi, Franchi. poi anche. No, c'è un altro, Francesco La Luna pure è Franco, Perciò quindi. tutto fra, tutti, siamo solo io e te quelli fuori. Bentornata da Milano, che si dice a Milano? No, io sono bentornata da Milano, sì, pensavo stavi parlando di Francesco. No, No, a tu. Milano devo dire Tutto ok. tutto bene, tutto Hai bene. firmato qualche contratto? No, Niente. purtroppo no, sono rientrata in sede, sono rientrata. Ok. Vabbè, scherziamo. Fatemi salutare anche Francesco La Luna in collegamento con noi. Buon pomeriggio, Francesco. Lui è il nostro giornalista che, come si dice, è dovuto andare fuori regione Emigrato. fuori fuorisede, Sono il fuorisede, sono sede. TV9 di rientrato. Grosseto, vero? Esatto, lavoro a TV9 a Grosseto, sono rientrato. Come potete vedere dalla scenografia che è rimasto uguale nel corso Bella degli anni, abbastanza. sono rientrato per fare qualche giorno di ferie, dopodiché dopodomani tornerò a occuparmi esclusivamente del Grosseto. Quindi grazie dell'invito, Anna, è sempre un piacere Però rivederti. butti sempre un occhio al Cosenza, alle Ma calabresi scherzi, ma di scherzi, ma Serie scherzi. Il B. Cosenza lo seguo da tifoso che. E devo dire un piacere rispetto a quando facevo il giornalista, è un Meglio, è vantaggio meglio enorme. forse, è meglio. È molto meglio, ti arrabbi di più, ma sei anche più tranquillo. Più tranquillo. Allora, mister, parto da te. Grazie. Iniziamo, vediamo la classifica per quanto riguarda la Serie B, poi vedremo anche gli incroci, ha fatto vedere anche Franco nella trasmissione replay. Abbiamo visto questo verdetto proprio dell'ultimo minuto, c'era già la retrocessione del Pordenone, nonostante la vittoria con la Cremonese, il Crotone, ahinoi, purtroppo saluta la Serie B e va in Lega Pro. C'è tanta amarezza, c'è tanta delusione. Abbiamo provato a parlare anche con l'addetto stampa della società pitagorica. Ci ha riferito che nei prossimi giorni il presidente Vrenna parlerà, terrà una conferenza stampa, dirà, insomma, spiegherà qualcosa su quello che non è andato bene in questa stagione, parlerà magari delle intenzioni future. Però c'è altre due squadre di Serie B, la Regina che non ha fino adesso nulla da chiedere al campionato e poi c'è il Cosenza che con la vittoria a fatica, dobbiamo dire, con il Pordenone già retrocesso, è riuscito a risucchiare posizioni in classifica e a sperare in queste due gare per partecipare a questi play-out. Partiamo dal fatto che il Crotone è retrocesso. I motivi li sapranno loro, anche se un po' chi sa di calcio poteva essersene fatta anche una ragione già prima della venuta matematica retrocessione. Per quanto riguarda la ripresa del Crotone, sono convinto che se i Vrenna continueranno, sicuramente ci saranno dei ribaltoni. Se non dovesse essere così, come quelli che ne sanno di più, cioè la non partecipazione dei Vrenna, vuol dire che si dovranno dimenticare tanti anni di buona gestione, di campionati importanti e ripartire, non lo so, con quale ambizione e con quanta competenza. E questo è il mio pensiero. Per quanto riguarda la Regina ha smesso di giocare il campionato da un po' di tempo, ha raggiunto i risultati, speriamo che non venga a essere penalizzata per quel che riguarda eventuali mancanze che si rifanno all'economia e alla gestione economica della società, e mi auguro di no. Si sono buttate delle buone basi per poter proseguire in maniera degna, così come la città merita e come è abituata a poter programmare. E ci si deve aspettare un finale di campionato all'insegna della buona salute e soprattutto speriamo, nell'anno prossimo.
Per quanto riguarda il nostro Cosenza, io non voglio fare dei pronostici, né tantomeno dico che il Cosenza ha raggiunto già una situazione di classifica importante oppure è già retrocesso. Io rimango soltanto allo spettacolo che la città di Cosenza ha saputo dare nell'ultima partita, ah, sì, e mi rifaccio alla detto. Fine della gara. Io sì. Ho visto Cosenza come la stiamo sempre decantando, anche in momenti negativi per quanto riguarda i risultati sul campo, come una città in attesa. Io per la prima volta dopo tanto tempo ho rivisto il pubblico, che erano 6.000, 7.000, non lo so, 5.000, che non voleva lasciare lo stadio per una partita vinta. E tu dici a fatica, io dico meritatamente, anche sì, tra no, i contendenti, che all'una delle due non aveva nulla da chiedere, certo. Chiaro? No, di più di quello che ha fatto. Cioè, io sono rimasto a quel pubblico entusiasta che dovrebbe invogliare tutti, e da qui, da questa emittente noi lo diciamo sempre, anzi, tutte le trasmissioni che vengono a essere gestite da TEN lo dice da sempre, no? Lo dicono da sempre. Cioè, un pubblico come quello del Cosenza, che alla fine della partita, l'ultima, non vuole uscire dal campo, deve far mettere in subbuglio tutte quelle menti pensanti che si interessano del Cosenza, e non soltanto la società, che probabilmente ha tante colpe, però ancora non è finita la storia e aspettiamo con fiducia, ma anche quelli che governano il discorso Cosenza a livello proprio comunale, regionale, provinciale, perché quel pubblico che non vuole uscire dallo stadio deve essere un motivo da far pensare a tanti. Io rimango soltanto a quel pubblico, sono rimasto entusiasmato, non se ne voleva andare. Io sono uscito e dopo un quarto d'ora ancora mi giravo indietro e il pubblico era nel campo sportivo, alla fine della partita. E io dico, pensateci e fatemi tutti i vostri conti. Chi li sa fare i conti? La società che non li sa fare, e quelli che eventualmente sul numero dei partecipanti alle competizioni può farne uso quando arrivano i momenti del ritorno. Cosenza Sportivo è un momento di ritorno, sono incazzato oggi. Sei incazzato? Perché il pubblico mi ha entusiasmato, ma mi lascia dispiaciuto, disperato, perché c'è gente che se ne fotte. E lascio qui, poi continuiamo. Poi ne parliamo dopo. A proposito di pubblico, Franco, proprio nell'ultima gara con la Cremonese, Golemic è andato in conferenza stampa a Crotone e ha parlato: il pubblico non c'è stato vicino. Cosa differente da quello che sta accadendo a Cosenza? Perché magari, nonostante contestino il presidente Guarascio, stanno vicini alla squadra, vogliono disperatamente questa salvezza, magari attraverso i play-out. Quindi sono due modi diversi di vedere il calcio nelle due città che sono a pochi chilometri di distanza. Ma Anna, posso giustificare forse un po' quelli di Crotone, perché due campionati persi e con due retrocessioni sono pesantissime. È normale che uno poi praticamente possa anche disamorarsi. Sono rimasti 1.000, 1.200 dello zoccolo duro degli ultra della curva, per il resto mi pare che, come diceva Golemic, la squadra sia stata poi abbandonata al proprio destino, perché in effetti non ha dato segni di vita. Lo scorso anno ha cercato di fare qualcosa, pur avendo Simi, che è stato un capocannoniere infallibile, ma quest'anno magari nessuno poteva aspettarsi quello che poi è successo col cambio di Modesto. Hanno preso Marino, è ritornato Modesto, insomma anche lì sbagli ne sono stati commessi tanti, lo ha detto anche il direttore sportivo Peppe Ursino, che salutiamo da questa emittente. Poi alla fine la strada imboccata non è stata quella giusta, nonostante la vittoria sulla Cremonese, purtroppo è per la vittoria concomitante del Cosenza, il Crotone è retrocesso in Serie C. Ecco, questo abbandono probabilmente dipende, secondo me, di peso anche da una squadra che non è stata allestita per come magari la tifoseria avrebbe voluto e desiderato. Ben altra cosa a Cosenza, tu parlavi della contestazione di Guarascio, ormai è diventato un discorso stucchevole che abbiamo fatto per una vita, però il popolo rossoblù è vicino a questa squadra, perché sta capendo e ha capito l'importanza della permanenza in cadetteria, nonostante, come ho scritto io sul Corriere dello Sport, il terzo o quarto campionato sempre di sofferenza, sempre con la coramina, come si usava dire una volta, sempre con grandi tribolazioni.
Considera che sono 5-600 già i biglietti staccati per quelli che Certo. andranno a Pisa, voglio dire domani, e quindi stranamente, caro mister, tranne l'ultima partita, le ultime due, il Cosenza ha portato tanta gente, tanti tifosi più in trasferta che non al San Vito dopo i derby col Crotone prima e con la Regina dopo, quindi questo avrà un significato proprio per questo scollamento, per la campagna acquisti estiva che è stata fatta sul filo di lana, con tanti giocatori che per quanto mi riguarda erano da Serie C, l'ho sempre scritto, detto e ribadito anche al replay, ma anche qui, tant'è che sono stati mandati poi, cara Anna, nel mercato di gennaio a giocare in Serie C, Panico, Minelli, insomma quelli che mi vengono in mente ora. È stata rifatta poi una squadra con tanti altri giocatori sconosciuti o quasi, almeno per quanto mi riguarda e riguarda qualche altro addetto ai lavori, ma non c'è stato quel passo che tutti ci aspettavamo. Il Larrivei magari sta dando delle soddisfazioni con i 6 gol, il Camporese è un altro acquisto azzeccatissimo, Caso che c'era già dal mese di agosto, ma non mi pare che poi sia stata, diciamo così, una campagna acquisti quella invernale fatta al top o quantomeno lì vicino. Ripeto, il popolo rossoblu è attaccato alla maglia e segue più la squadra stranamente in trasferta, come ha sempre fatto, che non in casa. In quest'ultimo periodo, però, adesso tutto sta convergendo verso un'unica direzione, un unico obiettivo che è la permanenza, senza dimenticare le tribolazioni che abbiamo passato negli ultimi 3 anni, anche quest'anno, cara, che non si può dire vabbè, tutto va bene, magari, madama la marchesa. Non è così, bisogna parlare delle sofferenze per cercare di far meglio, naturalmente, negli anni a seguire. Tutto qua. Abbiamo detto tante volte qui dai nostri studi che poi tireremo le somme alla fine per quanto riguarda quello che non è andato, quello che invece magari fortunatamente speriamo può andare nel verso giusto. A Silvio e a Francesco invece volevo guardare insieme a loro la schermata che ci ha mostrato poco fa proprio il nostro regista Luca Chito, realizzata dal nostro Piero Arena, dove ci sono le tre squadre che potrebbero ambire a questa sfida play-out. Ecco. C'è la Spal che ha 36 punti, che la prossima gara giocherà appunto Spal Frosinone, poi nell'ultima sfida Benevento Spal, l'Alessandria invece, quella diciamo più abbordabile al Cosenza, 33 punti, Parma Alessandria e poi Alessandria Vicenza, mentre il Cosenza dovrà vincere, insomma, fare un punto almeno a Pisa e poi ci sarà questa sfida con Cosenza Cittadella. Cosa ne pensate? Cioè, è possibile ambire a questi play-out oppure gli incroci che ci sono, ad esempio guardo quello di Alessandria Vicenza nell'ultima giornata, possono magari far storcere il naso e dire già qui si guarda ben oltre. Silvio, parto da te. Ma ci sono degli scontri testa-coda e non solo, molto interessanti, per esempio il Frosinone, ma anche in scontri e gare che, per esempio, faccio un esempio, il Frosinone va a Ferrara con la Spal e il Pisa riceve il Cosenza. Due partite 1x2, no? Dopodiché il Frosinone riceve il Pisa. È altro scontro per cercare di andare in Serie A, o quantomeno per Diciamo che ci cercare. sono già nei playoff loro, o Sì, sbaglio? però aspetta, Sì. il Pisa, no, perché bisogna dire le cose come stanno. Il Sì. Pisa, parliamo per esempio del Pisa. Il Pisa cercherà di vincere, almeno io ho letto stamattina delle cronache Che arrivano news dalla Toscana, sportive certo. dalla sponda Pisa, e loro cercano di vincere a tutti i costi col Cosenza, perché poi vanno a Frosinone. E perché comunque vorrebbero evitare i quarti di finale nei playoff, cioè loro vogliono arrivare almeno nelle prime quattro, no? Perché così superano un primo turno e vanno direttamente alle semifinali, perché noi sappiamo che le prime due vanno direttamente in A, In poi A. E le terza e altre? quarta Sì. vanno al turno successivo e poi si giocano i primi playoff, il primo turno Brescia, Pisa, Ascoli e Frosinone in questo momento. Le due vincenti vanno poi ad affrontare in questo caso Monza e Benevento. Però dall'altra c'è anche il discorso degli avversari, c'è una Spal che vuole salvarsi senza play-out, quindi farà di tutto per battere il Frosinone in casa, e c'è il Cosenza che vuole tentare l'impresa e lo può fare perché ce l'ha nelle corde e lo ha dimostrato già, ripeto, lo ha dimostrato con il Lecce, l'ha dimostrato a Crotone, anche se poi pensava avesse chiuso la partita, invece poi si è fatto rimontare. E lo ha dimostrato a Reggio, lo ha dimostrato a Frosinone stesso, a Ferrara, lo ha dimostrato un po' meno col Pordenone, ma perché è stata una partita particolare
dove c'era tanta tensione, quindi ha pensato soltanto al risultato e a chiudere la pratica e anche la paura di essere andata sotto. E poi comunque c'ha dalla sua un pubblico che altri secondo me non hanno, ma non per comprarmi il pubblico di Cosenza, ma perché è la realtà. E questo per ritornare a quello che diceva Franco Gagliardi, ma anche Franco Segreto, perché lo è stato detto sia nella tua trasmissione, Anna, che in quella di Franco Replay, il fatto che secondo me i presidenti, i dirigenti dovrebbero regolarsi meglio da un certo punto di vista ed essere più chiari, no? Perché quando tu c'hai un pubblico come quello di Cosenza, devi essere chiaro, cioè se tu sei da solo, per dire, e inizi il campionato da solo, ma anche a gennaio, tu devi dire le cose come stanno. E io penso che non c'è nessun pubblico che se tu sei chiaro non stia al tuo fianco. Quando invece tu dici che fai un mercato importante, ciò vuol dire, importanti sappiamo cosa vuol dire, no? E Sì. poi invece prendi alcuni giocatori che non sono importanti, che possono magari diventare più che importanti, ma non lo sappiamo, sono sempre delle scommesse. Allora a quel punto il pubblico si sente preso un po' in giro, così come d'estate. Quindi io la cosa che consiglierei a Guarascio, tu c'hai da una parte un pubblico incredibile, che potrebbe veramente farti vedere di che pasta è fatta se gli fai una squadra per lottare per i playoff, no? Ma nello stesso tempo è un pubblico anche maturo che se, come dire, se uno è solo, il pubblico lo capisce, quindi dice: vabbè, accontentiamoci di Guarascio, che comunque ci tiene sempre i conti a posto, andiamo avanti in attesa di giorni migliori. Ma se tu invece al pubblico, ripeto, gli dici: faremo grandi cose e poi le cose non le fai, che magari ti vengono poi perché hai trovato delle buone scommesse, per carità, quindi in questo caso bravo il direttore sportivo, ma se non, ma se le scommesse si rivelano non buone, che succede? Poi Che ti devi prendere succede? anche onori e oneri, insomma. Francesco, vengo da te. Mi chiedono, chiedo ai tuoi ospiti, il Cosenza è in grado in queste due partite, secondo te? Rispondimi da giornalista e non da tifoso. In queste due partite di fare 6 punti? Questo nostro telespettatore ha detto: io ci credo. Ma allora, crederci non costa nulla, Nulla. è un po' come quando si dice domandare è lecito, rispondere è cortesia, crederci è lecito, farli è difficile, ma non per altro. Allora, secondo me il Pisa non arriva nella parte migliore della sua stagione. Se fossi stato a Grosseto sarei andato a vederlo, ho dovuto rimandare Saresti le stato tra i giornate. 600, diciamo, dai. Sì, sarei stato lì come sono stato a Parma, quelle più vicine, ho provato a farle tutte. Detto ciò, mi fa piacere che ogni volta che vengo ospite da te, adesso mancavo credo da un anno esatto, più o meno, forse si doveva giocare proprio a Pisa quando sono stato ospite l'ultima volta da te, penso un po'. Chissà che è successo. È noto con piacere che gli argomenti non sono cambiati, nel senso che, ma non è cambiato neanche il tono, nel senso che... Sai, io credo che siano tutte le analisi fatte sono state giuste. C'è qualcosa però che magari, non che non sia stato detto, però sentivo prima il direttore Zizza dire giustamente, se sono stati presi giocatori bravi, che magari non sono campioni affermati, complimenti al direttore sportivo. Io però mi rifaccio a quello che diceva il buon Franco Segreto, che saluto calorosamente. Franco, non ci vediamo da tempo, speriamo di Grazie, vederci presto. ricambio i saluti. Grazie, Francesco. E lui dice, siamo al quarto anno di sofferenza, forse il primo lo toglierei, ma comunque sono 3 anni che chiunque sia il direttore sportivo, chiunque sia l'allenatore, chiunque siano i calciatori che scendono in campo, la sofferenza è l'unica costante, assieme appunto alla proprietà Guarascio, di questo Cosenza della Serie B, che è un Cosenza che da tempo ormai sta patendo degli errori, perché altrimenti non potrei chiamarli, commessi dalla squadra dirigenziale. Mi rifaccio a quello che diceva Franco, che ha riassunto ottimamente, perché aggiungo un'altra cosa. Se per 2 anni, ovvero sia la stagione 19-20 e la stagione 20-21, soffro come un cane e poi io riesco a salvarmi o vengo riammesso al campionato per il fallimento del Chievo, io immagino che la terza stagione sia un po' come è stato per il Venezia nell'anno del lockdown, cioè sì, si soffre, dopodiché però a 2 o 3 giornate alla fine abbiamo già la salvezza in tasca, che è una cosa che il Venezia ha fatto dopo essere stato ripescato, mi sembra, o riammesso, non mi ricordo, ripescato perché era completamente organici, Riammesso, sì. dopo la retrocessione dai play-out contro la Salernitana.
Cioè, io immagino che dopo un percorso accidentato e comunque difficoltoso ci sia una sveglia, cosa che a Cosenza non è successa. Cioè, io non mi aspettavo, fuor di metafora, di salire in Serie A quest'anno con 20 punti di distacco, no, perché non c'è la possibilità economica, questo lo sappiamo. Non si hanno le disponibilità economiche per poter fare un percorso del genere, però mi aspettavo di arrivare dove è adesso il Como, per dirne una. O comunque a 40 punti, ma a 2 giornate alla fine io ci voglio arrivare a 40 punti. Non con questa confusione tecnica. Detto ciò, il Cosenza le può vincere tutte e due, così come le può pareggiare tutte e due. È una squadra completamente fuori di senno, cioè una squadra che non ha una direzione, non sto parlando di tattica, Sì. non ha una direzione precisa durante le partite. Cioè uno dice, guardiamo i prossimi turni, Benevento e Frosinone sono favoritissime sulla spalla perché sono due squadre che si stanno giocando i playoff, bla 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 bla. Chiusa parentesi, Pisa e Cittadella dovrebbero essere favorite sul Cosenza, più il Pisa del Cittadella, visto che il Cittadella ormai non deve chiedere più niente al campionato. Ma io non me la sento di dire che il Cosenza è spacciato, perché questa squadra ha fatto 2-2 con Lecce dopo aver perso 2-0 a Terni contro una squadra in netta crisi. Cioè è una squadra assolutamente intellegibile da questo punto di vista. Quindi più di dire forza lupi non me la sento. Aggiungo e chiudo su questa parentesi rosso-blu che il mercato di quest'anno è stato deficitario per tante colpe, ma è stato, cioè, secondo me, la rosa di quest'anno, io poi chiederei anche a Franco, è addirittura più forte di quella dell'anno scorso. Il problema è che è stato fatto un mercato confusionario, perché 31 giocatori non ha senso di averli in sé. Cioè, in Serie B 31 giocatori non è una rosa, è un esercito. Ed questo è un problema, perché 31 giocatori ne giocano 11 più 5 cambi a partita, quindi ne giocano 16. Ciò vuol dire che la metà della rosa rischia di non giocare mai. È un problema? Sì, abbastanza. Eh sì, Allora, anche perché sentiamo molto. Silvio che ha forse delle ultime da dirmi sulle possibili, probabili formazioni. Silvio, solo che mi dicono che c'è la pubblicità che incombe, me le dici subito dopo la pubblicità, va bene? A tra pochissimo. Seconda parte di Anteprima Sport, stanno arrivando tantissimi messaggi, fra poco li leggerò quasi tutti, insomma, spero di leggerli tutti. Silvio, volevo venire da te, volevo sapere quali erano le ultime novità per quanto riguarda questa sfida tra Pisa e Cosenza per quanto riguarda le formazioni. Sì, guarda, mi sono permesso di fare indegnamente Come dice Misha. per un attimo il giornalista, quindi il giornalista, fra virgolette, me lo permetterete, tu, Guarda Francesco che e il mister ti Franco. sta scherzando. Lo so, ma vabbè, ma No, siamo barati, tiki tac, tiki ti. Anna, me li sto conservando quando vengo in puntata allo studio, poi Facciamo i conti, faccio amico. Quindi sono andato in giro per i siti online del Sì. Pisa. E quindi dovrebbe essere della partita, dovrebbe entrare Nicolas, il portiere che aveva avuto problemi al ginocchio, il brasiliano, al posto di Rivieri. Poi difesa 4 con Birindelli, c'è Leverbe squalificato, quindi al suo posto dovrebbe giostrare Hermansson, che se vi ricordate a Cosenza giocò più esterno che non centrale. Caracciolo è l'altro difensore centrale sinistro, e Beruatto a sinistra, anche se Beruatto ha pure dei problemini. Dicono che rientra, se non è pronto c'è Cohen. Poi a centrocampo dovrebbero giostrare Marin, Nagy e Mastino con Touré, in predicato di poter sostituire Marin, anche lui non in ottime condizioni, e Benali dovrebbe giostrare dietro le due punte Torregrossa e Puskas, che sono, come dire, quelli indiziati, no? Ai quali il Cosenza dovrà stare molto attento. Per quanto riguarda il Cosenza, quindi sapete più di me. Oltre al riconfermato Matosevic, Rigoni, Camporese, rientro di Vesanen, dovrebbe essere cosa fatta. E poi attorno a Gerbo, Carraro e Florenzi, esterni dovrebbero giostrare Di Pardo a destra e Situm a sinistra, mentre davanti la confermata coppia, l'arrivo è caso. Però qui chiedo lumi a voi, che ne sapete sicuramente più di me. Franco, ci sono novità diverse. Non so se l'ha presa la Corriere dello Sport e mi aggiornava, perché in quel caso, insomma, avrebbe dovuto citare il sottoscritto, perché quella formazione che ha dato è farina del mio sacco. Hai capito? No, ho Vedi fatto che questa è finta. una bacchettata nei tuoi riguardi. Stavo finendo. Cit. Franco Segreto. Ecco.
Per quanto Quindi riguarda il Pisa, so che c'è anche Beruato che non sta molto bene insieme a Marin, così come Torregrossa, insomma, potrebbe non partire dal primo minuto. E lì D'Angelo ha pensato dal primo minuto di buttare nella mischia il signor Lucca, che ha avuto dei problemi durante questo campionato non indifferenti, problemi fisici, che oltretutto gioca nell'Under 21 italiana e quindi vedremo domani se partirà dal primo minuto insieme a Puskas. Ma questo Puskas mi faccio la croce perché ogni volta che l'abbiamo incrociato ci ha fatto gol, anche a Palermo, scuola Inter, insomma è molto molto pericoloso. buon pomeriggio al direttore Giuseppe Mangiarano, grazie per essere con noi anche questo pomeriggio, direttore. Tutto bene? Tutto bene, buonasera, saluto i tuoi ospiti tutti in maniera affettuosa. Grazie, grazie Allora Giuseppe. Giuseppe, parto da te perché volevo, prima ho chiesto anche al mister Gagliardi, ai nostri ospiti, insomma facciamo un resoconto delle tre squadre calabresi di Serie B a 180 minuti dalla fine del campionato. Purtroppo il Crotone ha dovuto salutare la Serie B con 2 giornate d'anticipo. Il Cosenza spera di centrare questi play-out, magari attraverso, insomma, o con l'Alessandria, qualcuno mi parlava anche di Spal, poi leggerò qualche messaggio che ci è arrivato, e invece c'è la Regina che diciamo è lì lì, nel senso che non ha nulla da chiedere al campionato, ma si sta ben figurando perché nell'ultima sfida è riuscita a strappare un punto proprio ad Alessandria, quindi a rimettere tutto in gioco, ecco, diciamo così. Però Giuseppe, poi con te vorrei approfondire anche quello che riguarda la prossima iscrizione al campionato, perché ci sono anche dei criteri particolari più stringenti in questa prossima stagione. Partiamo proprio dal tuo pensiero sulle tre squadre calabresi. Ma innanzitutto bisogna dire la verità, questo campionato sia in testa che in coda dimostra di essere avvincente e le partite dell'ultimo turno di campionato hanno dimostrato come Regina e Cittadella, che apparentemente non hanno grandi ambizioni di classifiche, hanno comunque stanno onorando il campionato. Segno evidente che quel retaggio del passato, secondo le quali le ultime partite di campionato comunque erano in qualche modo scontate, non lo sono più. Lo stesso Pordenone ha venduto cara la pelle a Cosenza, passando in vantaggio. Poi è chiaro che le motivazioni, la voglia di vincere cambia. Credo che la partita per la retrocessione sia aperta e dipenderà tutto anche da quello che farà il Vicenza contro il Lecce, direttamente collegato al Cosenza, perché una vittoria del Vicenza paradossalmente potrebbe, anche in caso di risultato negativo del Cosenza a Pisa, dare la possibilità al Cosenza di giocarsi fino all'ultima giornata la possibilità di arrivare nei play-out. Fermo rimanendo che il Cosenza comunque è padrone del proprio destino, perché non è scontato perdere a Pisa. Il Pisa in questo momento affronta non è nel migliore della condizione, tutto sommato ha perso probabilmente il treno per la Serie A diretta e quindi anche la gestione delle forze, oltre alla posizione di classifica, potrebbe contare anche in uno scontro con il Cosenza, quindi non è nulla di scontato. Sul Crotone, purtroppo un anno fa il Crotone giocava in Serie A, è successo, non si può tornare indietro, sono convinto comunque che a Crotone abbiano la forza, la voglia, la capacità di risalire. Già in passato il Crotone è scivolato in Serie C ed è subito ritornato in Serie B, quindi io credo che questa retrocessione a Crotone non sia da vedere in maniera drammatica. A volte i cicli finiscono. Ma Gianni Regno è una persona molto molto lungimirante. Parleremo tra pochissimo, Giuseppe, di quelli che sono i criteri. Io voglio leggere qualche messaggio perché sono in tanti che ci scrivono. Buon pomeriggio, Marcello da Cosenza, che salutiamo. Dopo la partita vinta con il Pordenone, sono convinto che riusciremo a raggiungere l'obiettivo dei play-out. Però in queste ultime 2 sfide con Pisa e Cittadella dobbiamo cercare di fare punti, 6 punti. Saluti agli ospiti e forza lupi sempre. Speriamo di prendere almeno un punto a Pisa, anche se è difficile, scrive qualcun altro. Speriamo che il Frosinone faccia punti a Ferrara. Per il play-off, invece, credo che Alessandria avrà vita facile a Parma, comunque forza lupi. Cara Anna, nella vita dobbiamo essere realisti, le possibilità che il Cosenza si salvi sono non più del 20%, io lo dico più che altro per scaramanzia, ma dobbiamo dire che la squadra del Cosenza è la più scarsa della Serie B, ma la colpa è di una sola persona e si chiama Guarascio. Se ci salviamo il prossimo anno sarà ancora peggio. Chissà se questa volta riusciremo ad espugnare la torre, Piazza dei Miracoli e tutto il Cucuzzaro. Forza Lupi, Mario Scarlato che salutiamo. Ultima giornata, come diceva mister anche Giuseppe Mangiarano, Lecce-Pordenone. Cosa ne pensate di Vicenza-Lecce domani? Non vorrei che il Lecce voglia festeggiare in casa la promozione.
Ma Mangiarano è sempre stato uno che ha letto i numeri. Nelle classifiche si è sempre divincolato bene, nel senso che ha sempre fatto un riassunto che si è ritrovato poi alla fine. Io intanto ti comunico, c'è un mio amico cieco che vorrebbe che tu quando... Sorrisi, ma sono più seri. Aspetta, mi sa che abbiamo problemi col microfono. Sì, stiamo cercando di ripristinare. Intanto voglio dire al tuo caro amico, insomma, che quando faccio la trasmissione mi diverto di più. Non dico da fare il telegiornale, perché voglio dire, il telegiornale è una cosa seria, insomma. No, però è il nostro argomento, quindi una tragedia. No, non sappiamo se sei ripristinato, mister. Vabbè, intanto parlo con Francesco La Luna, perché Francesco, c'è qualcuno che mi chiede, insomma, una domanda per gli ospiti. Secondo voi, perché tolti 5-6 giocatori, Casola, Rivei, Situm, Florenzi e Camporese, gli altri non corrono? Tu mi sai rispondere? No, cioè ho studiato lettere classiche e non ho fatto l'ISEP. No, nel senso, non so, allora, a parte che il fatto che l'Arrivei corra lo vedo, cioè nel senso non so che partita abbia visto il telespettatore, magari le ho viste sbagliate io, ma l'Arrivei io l'ho visto parecchio statico, cioè 38 anni è stato fermo un sacco di tempo, questo sicuramente. Forse vuole dire che sono un po' sulle gambe, vabbè, però. Ma l'Arrivei è sulle gambe da quando è arrivato. Io annovero di quelli che poi correre non è sempre così importante nel calcio. Bisogna saper correre, sapere dove si va, non sprecare troppe energie. Ecco, questo già è un discorso abbastanza diverso. Detto ciò, non saprei dire perché gli altri non corrono, secondo il nostro telespettatore, secondo il tuo telespettatore. So dirti che sicuramente c'è secondo me, un tasso tecnico molto basso in questa Serie B. A livello tecnico, non è a livello fisico, però a livello tecnico è basso. Cioè, è un campionato con 31 punti. L'anno scorso la Virtus Entella mi sembra sia retrocessa con 3-4 giornate d'anticipo. Il Pescara la stessa cosa. Adesso il Cosenza con 31 punti a 2 giornate dalla fine si può ancora salvare. Cioè, l'impressione mia è che man mano che siamo andati avanti con la Serie B, il tasso tecnico e la difficoltà del campionato si è sempre più abbassata. Ed è questo il motivo per cui io mi innervosisco con Via degli Stadi. Ripeto, da tifoso, non da giornalista, perché io giornalisticamente mi occupo del Grosseto. Da tifoso invece guardo le partite del Cosenza. La cosa che mi fa innervosire è che è più facile salvarsi in Serie B che non risalire in Serie B dalla Serie C. Ne parlavamo proprio con Franco l'anno scorso, forse si ricorderà, e dicevamo proprio questa cosa qui. Peraltro, io quest'anno ho seguito il campionato di Serie C del girone centrale, del girone del Grosseto. C'erano squadre che secondo me quest'anno in Serie B avrebbero lottato e avrebbero anche superato il Cosenza. La Reggiana è una squadra che annovera fra i tanti Rosafio che l'anno scorso era titolare a Cittadella e ha fatto la finale, così come Camigliano. Il Modena che alla fine ha vinto il campionato era un'armata che in Serie B secondo me avrebbe fatto molto bene. Il livello è molto molto basso, basti pensare al Crotone che retrocesso dalla Serie A non ha fatto una squadra per provare a tornare subito in A e ci sta l'adattamento, ci sta la necessità di adattarsi a un campionato difficile come è la Serie B, ma il rischio quello più pesante è soprattutto quello che bisogna evitare immediatamente è dover tornare in Serie C perché non ce la fai poi a risalire subito. La Serie C non è una La scienza Serie C esatta. è, sì, è un La Serie C non è una campionato scienza esatta. In Serie B, difficile. bene o male, a scanso di sorprese, salgono le squadre più forti. Cioè, la Serie B, chi sta andando su? Il Lecce, che è la squadra forse meglio attrezzata di tutta la Serie, non la più forte, la meglio attrezzata di tutta la Serie B. La Cremonese che ha preso i giovani più forti d'Italia, cioè la Cremonese ha preso i ragazzi più forti d'Italia.
tutti i vivai d'Italia, Carnesecchi è il portiere più forte che ci sia in questo momento fra i vari giovani in Italia, che poi giovani, c'ha 21 anni, 22. Gaetano, Zanimacchia, Fagioli sono quattro dei ragazzi più forti che ci siano nei settori giovanili italiani. Loro li hanno presi e sono riusciti a fare una squadra che li ha portati in questo momento a un passo alla Serie A. Il Monza investe miliardi, il Benevento investe miliardi. In Serie C non funziona così. In Serie C il Padova, che ha investito 8 milioni di euro nella prima sessione di mercato, adesso il DS è Massimiliano Mirabelli, che approfitto per salutare, nella prima sessione di mercato spende 8 milioni di euro e comunque deve fare il playoff, perché ne sale una. Perché ne sale Poi una. non parliamo del Catanzaro che è sempre condannato a fare. Ma io, secondo me, quest'anno ce la faranno, però non lo so. Mister, che volevi dire? Che volevi No, aggiungere? volevo dire, no, Sì. tutto quello che è l'analisi è un'analisi fatta a due partite dalla fine. È giusta, normale, no? Però, diciamo, mettere la Cremonese fra quelle che eventualmente possono vincere il campionato e lo stanno soltanto perdendo loro, no? Infatti. Non era prevedibile il momento in cui vai a prendere i migliori giovani della Serie B. E cioè, Certo. io, ciò vuol dire, però ci indica la strada questo, la Ci indica strada che la non è strada. perseguita da tutti quelli che non stanno a seguire i giovani migliori da poter gestire durante l'anno. E ne ha perso pure la cognizione il Crotone, perché il Crotone quando vinceva si serviva dei migliori calciatori che arrivavano da Roma e da altre squadre perché vedevano nel Crotone un serbatoio importante per poter far maturare, no? Sì. Anche in Serie A. Lorenzo, Invece, Bernardeschi. E che cosa non ha Florenzi, funzionato Bernardeschi, quest'anno? e ciò vuol dire c'è un po' di controsenso. La Cremonese, lì perché ha la validità della ricerca durante il C'ha campionato. Braida però, C'ha C'è Braida. Braida che oramai è quasi in pensione, ma Ma c'è c'è qualcuno? Giacchetta che si lavora per Brava. lui. Cioè, questo è quello che noi C'è stiamo una rete dicendo non da un sacco indifferente. di tempo al Cosenza che manca. Che manca. Perché lo stesso Guaraccio se ne è accorto, poverino, ma chi me la fa farmi a spenna soldi, no? Non ne spenna proprio, sta fermo là e Dio ce ne liberi. Però i Un'altra cosa, tifosi se ne sono accorti. io vi volevo mettere sull'avviso di una cosa. Mi pare che stiamo sottacendo sulle squadre che debbono centrare l'obiettivo della salvezza diretta, no? Oppure le squadre che possono subentrare a chi attualmente è dato diretto morto e retrocedere direttamente. In questa ottica vedo il Cosenza. Perché io domenica, domani quando sarà, sto molto attento alla partita che si svolgerà a Parma. E a Parma ci andrà una squadra che si chiama chi è? Alessandria. Alessandria, Che Alessandria. potrebbe No, 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 eventualmente. scusami. Anna, ecco. A Parma, sì, Parma Alessandria, sì. Stiamo attenti a questa partita perché se l'Alessandria dovesse vincere, poi gioca in casa E e questo io rimane lì in dicevo. Vicenza, rimane lì perché l'Alessandria si va a vincere a Parma, sicuramente vince in casa con Vicenza, arrivederci. E poi. E la SPAL, Che e fa? probabilmente che fa la SPAL? E allora potrebbe, La nessuno l'ha butta a detto, butta. No, il l'ha detto Cosenza qualcuno. potrebbe essere Reggio morto direttamente. direttamente ancora nella possibilità Ah. numerica. Poi ragazzi, stiamo attenti, Siamo domani è attenti. importante, domani, stiamo attenti a quello che succede a Parma, perché se malauguratamente le cose dovessero proseguire. Su come ha detto il nostro amico, dice, quelle squadre che hanno già terminato di poter sperare si vanno a giocare la partita tipo la Regina, tipo l'altra, no? Chi te lo dice che poi viene a Tipo il Parma. Cosenza e ti viene a mettere un buolico, così come è successo in altre occasioni, e io ne sono stato direttamente a conoscenza, Coinvolto. quando l'Andria era già salva, arrivederci. Qui non è che siamo salvi, qui stiamo centrando, Vero. dobbiamo centrare l'obiettivo che è dato Può quasi per succedere di tutto. scontato dei play-out, no? E su quello bisogna lavorare. Però non è detto che eventualmente non ci può essere Vero. un ammisco che ti fa trovare Un senza. terremoto, uno tsunami. No, ma non è una cosa che avviene nel calcio. Io Lo so, dicendo lo questo non so. voglio mettere Franco, preoccupazioni, che devo ma dire? dico, l'Alessandria attualmente domenica deve essere seguita per vedere cosa fa a Parma. Io lo voglio vedere cosa Ma fa là, pure io. perché poi dopo sarebbe bello, non facendo risultato, dire Alessandria Vicenza, uno e due si sbatta, no? E tu puoi andare anche oltre. Ma che fa l'Alessandria domenica a Parma? Punto E del. dato che
io sono un sudista, nato, cresciuto e pasciuto, e non ho più l'età di trasferirmi al nord se non quando ho studiato. E una volta si studiava e si è veramente al nord per studiare, e noi ci siamo stati tanto tempo, ne hanno bocciato, ne hanno menato, però eravamo dignitosi. Oggi invece io vedo cazzimmati, azzicchettati, ti vedo con borsa di mano, che fanno eventualmente i trovi apposti, e tu che ci fai? E io dico, e tu che ci fai qua? E sono alla cassa della banca. Io la Madonna. E come ci sei arrivato? Fino all'altro giorno un segnato manca alla scuola. Lasciamo stare il nostro sud. Mister, lasciamo. E i giornalisti che vanno al nord, le persone che vanno dal nord da qui, e non li troviamo azzimmati a casa nostra. Oramai sono grande e mi potete incazzare. Però vuol dire come è questa la nostra terra. Perciò non badiamo su nessuno. Non badiamo su nessuno. La nostra terra disgraziata. Noi stiamo arrivando verso la fine, vorremmo vedere il Cosenza salvo. Bravo. Salvo. Bravo. E deve stare attento a quello che gli possono combinare, perché tanto aiuti il Cosenza, statevi sicuri, chi in loco non ne trova, perché non c'è il ritorno di mangiognerie. C'è Giuseppe che dice no, no. Mi... Dai Guarascio, non ti fare mettere in mezzo manco di quelli che ti hanno promesso fare il mondo e non te l'hanno dato. Trovi lo stimolo, Guarascio, trovi lo stimolo per muoversi in quest'ultimo periodo. Io sto mettendo delle piccole postille che le ho conosciute direttamente. Guarascio, non ti fa imbriacare, manda Bisolo allo sbaraglio da solo, fagli scegliere tutto quello che vuole scegliere, perché tanto il pubblico di Cosenza in queste due partite ti darà l'anima. Vero. Il cuore totalmente. Bravo. Giuseppe, così. Vedevo che tu dicevi no con la testa. No. Non nel senso che dico eri annuivi, eri d'accordo con quello che dicevi. Il mister, rispetto a la somma algebrica delle panchine che ha fatto il mister, le spese che ha fatto il mister, non eguaglia nessuno di noi. Lui sa cosa succede le ultime partite di campionato. È un campionato questo che in parte sta regalando delle soddisfazioni, perché ripeto, Cittadella ad Ascoli, la regina d'Alessandria hanno dimostrato di lottare. Poi è chiaro che come ti posso dire, le motivazioni possono essere diverse, soprattutto nelle ultime giornate di campionato. Quindi quando il mister dice ci sono dei campanelli d'allarme, bisogna capire cosa succederà in Parma Alessandria ad esempio, o in Vicenza Lecce, o in Spal Frosinone, lo dice in virtù della sua esperienza, ne ha viste talmente tante che le persone come noi dovrebbero ascoltarlo. Era questo il... Certo. Sei bravo, hai letto. Hai letto. Bravo, infatti hai lavorato con uno che è partito da Cosenza, con tre soldi, e attualmente è uno dei migliori in Italia, anche se c'è gente che dice, ma per arrivare lì ed uscire dalla Calabria ha dovuto fare un mazzo tanto. Vabbè. A Silvio volevo chiedere, c'è qualcuno che mi dice, Silvio senti qua, volevo salutare i tuoi grandissimi, continuo a venire allo stadio solo per amore del mio Cosenza, che spero mantenga la categoria, tutto il resto è nulla. Poi volevo chiedervi se in caso di arrivo a 3, Cosenza, Vicenza e Alessandria, siamo in vantaggio in un'eventuale classifica avulsa e giocheremo i play-out. Quindi fanno diversi scenari. Francesco dice no. Almeno perché Francesco? Poi torno da Silvio. Bisogna aspettare io almeno la prossima partita. No, in caso di classifica avulsa il Cosenza è quella che ha meno punti di tutti, perché ne ha 4, la Spal 7... e l'Alessandria 5. Cioè abbiamo fatto questo classifica avulsa, Anna, classifica avulsa. Noi siamo in vantaggio solo quindi con Vicenza, punto. Dobbiamo arrivare solo lì. Sì. No, questa è una finata a retrocedere. Questo è il dramma. Sei stato un grande, puoi lavorare a Grosseto e rimanici per tutta la vita, perché solo no. Lì potrai trovare spazio. No, invece io qua, dici, torna. Non venire qua, che qui non te ne metterai pantaloncini attillati, non te li faranno me, stai lì, ti ritroveremo in altre testate e forti testate, non venire qua per amore di Dio, perché quelli che vogliono entrare il Cosenza, sai che adesso devi finire il campionato, poi ci metteremo mani, no, dobbiamo mettere le mani al Cosenza, aggiungo due partite. Poi dopo eventualmente troveranno loro gli accordi, nuovi problemi, e disaccordi. Aggiungo una cosa riguardo a quello che ha detto il mister prima, è giustissimo il fatto del Parma, perché sostanzialmente il Parma non ha più niente da chiedere al campionato se non una cosa, cioè il Parma ha fatto una stagione disastrosa, perché con quel potenziale lì
quella del Parma io la definisco una stagione disastrosa senza se, senza ma. La possibilità che il Parma voglia riscattarsi di una stagione così nefasta davanti al proprio pubblico c'è, quindi certo è che quella che è il calendario più complicato delle tre è indubbiamente la SPAL, che affronta due formazioni che battagliano per i playoff. Addirittura c'è la possibilità, tramite diversi incroci, che il Benevento possa arrivare a giocarsi all'ultima giornata ancora la promozione diretta, quindi è tutto molto complicato da decifrare, tutto molto complicato da decifrare. E aggiungo, prima di chiudere, cara Anna, perché come ti ho detto un po' di impegni in questi giorni, certo, di rientro a Cosenza, certo. Sto cercando di organizzare tutto, ti avevo promesso che ci sarei stato e mi ha fatto davvero tanto piacere rivedere sia te sia i tuoi ospiti. Aggiungo una cosa che magari mi sono tenuto un po' dentro per tutto questo tempo, ma perché non ho avuto l'occasione, se non la senza giacca, di parlare di Cosenza Calcio. Mi fa molto male vedere che la tifoseria del Cosenza, che è una tifoseria che nel corso di questi anni non ha mai negato il suo supporto alla squadra, mai. Io questo non lo potrò mai dire. Cioè, io sono stato a Parma in mezzo ad altri 1199 cristiani, in un settore ospiti abbastanza stipati, avevo 6 mascherine addosso, quindi ho cercato in tutti i modi di evitare il contagio. È una piazza che porta 1200 persone a Parma, è una piazza che sa cosa significa un atto d'amore. Mi dispiace che questa piazza, che questa tifoseria, che queste 6000 persone o giù di lì che c'erano lunedì allo stadio debbano essere costretti di nuovo a soffrire. Io mi auguro e lo spero che comunque vada a finire il campionato, sia esso salvezza, sia esso retrocessione. No, ovviamente ci auguriamo tutti la salvezza, questo sia chiaro. Non esista più un netto tergiversare su quelle che sono le cose più importanti per una società di calcio. Grazie. Cioè, l'anno scorso siamo arrivati al 24 luglio o al 24 luglio che è stato nominato il direttore sportivo. Non funziona così, anche perché, e ci sono diverse interviste che lo dimostrano, il patron si diceva, tramite virgolettati di persone a lui molto vicino, cioè l'hanno rilasciato, il sindaco ha detto: Guarascio o cede oppure rinforza, oppure cerca di fare una grande squadra. Quindi io devo pensare che l'ex sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, mi dica quello che è stato il loro dialogo, e non posso pensare che mi dica una bugia, visto il suo ruolo di primo cittadino, almeno in merito al calcio. E detto ciò, alla fine non è successo niente di quello che ci si aspettava, non ha ceduto, né tantomeno ha rilanciato le proprie ambizioni. Io mi auguro che l'anno prossimo il Cosenza abbia la possibilità, i tifosi del Cosenza abbiano la possibilità di assistere a una stagione che non dico ci debba portare in Serie A, ma che quantomeno non ci faccia arrivare a 180 minuti dalla fine con le tabelle salvezza. Con il patema d'animo, dai. Diciamo no, così. ho fatto 18 tabelle salvezza diverse. Sembro dottor, cioè, infatti c'è qualcuno che ci dice classifica avulsa: Cosenza, Vicenza e Alessandria 34 punti. Alessandria retrocede in Lega Pro, Cosenza e Vicenza play out. Ci scrive Michele Caruso. E l'altra squadra che dovrebbe retrocedere qual è? Ce ne sono tre, no? Certo. Due sono retrocesse, certo. Crotone e Pordenone. Una terza. Quindi deve non retrocedere. Avete fatto bene voi i conti. Che dovrebbe essere sulla carta il Vicenza, e poi, così come dice oggi stamattina, sì, a questo punto, la Gazzetta dello Sport, cara Anna. No, loro dicono Alessandria retrocede in Lega Pro. Ah, se perde Alessandria, se perde, e Cosenza e Vicenza fanno i play-out. Se perde a Parma e perde in casa poi col Vicenza, tutto è possibile. Però stamattina sulla Gazzetta dello Sport c'era una bella analisi di Cosmi, di Lorenzo Minotti, ex giocatore pure del Parma, che è adesso opinionista di Sky, che qualcuno era per lo spareggio play-out Cosenza-Alessandria, qualche altro per lo spareggio play-out Cosenza-Spal, che la Spal c'è due partite molto molto importanti e serie. Allora, fatemi salutare Francesco Laruna. Grazie Francesco e buon rientro, ovviamente ti aspettiamo quando vuoi, se abbiamo piacere di averti qui ospite. Anna, quando riesco vengo con piacere a salutare te, i tuoi ospiti e soprattutto il mitico Frank. Grazie. Un abbraccio a tutti quanti e ci vediamo presto, forza lupi. Grazie. Allora, c'è la pubblicità, Silvio, sempre quando ti chiamo in causa a te c'è sempre questa pubblicità che incombe, torniamo tra pochissimo.
Mister, tu che mi stavi dicendo prima che hai detto adesso sono rimasto male, che c'era un amico che mi C'è doveva un dire una cosa. amico, e te lo non so se ci hanno sentito, un amico No, non ci hanno Salvatore di sentito. Celico. Dice: quanto è bella Anna quando partecipa alla nostra E trasmissione. lo No, è la sua. salutiamo e gli mandiamo Io un faccio la bacio. sua. Però La nostra. dille di fare un sorriso quando dice pure Il TG. il TG. Faccio il suo sorriso. Va bene, la Durban, prossima, se una te lo volta si prometto, la diceva. prossima volta glielo faccio. Allora, Silvio, velocemente da te, qualcuno ci dice che potrebbe essere così il pronostico. Cosenza 37, Spal 36, Alessandria 34, Vicenza 31, quindi play out tra Spal e Alessandria. Sperare si può, ci scrive. Che se ne giocasse a questo punto queste partite. No, Vabbè, questo è fanta, come si no, dice? no, sì, tutto Ci può può stare. avvenire, Tutto può tutto, sì, ci può accadere. stare, tutto può avvenire. Potrebbe anche succedere che il Cosenza vinca a Pisa e vinca con Citrella in casa, addirittura si crea una tale situazione di risultati, come è già successo al Cosenza, che non è nuova a queste imprese, e che addirittura si possa salvare direttamente. Io, stando con i piedi per terra, dico che invece vorrei proporre una cosa a voi, perché stavo guardando la classifica. Quindi sia Giuseppe da Milano, mi pare, da Padova, non so, e No, quale sia Padova? Da Milano. da Milano, no, perché io spesso lo abbino a un'altra Giuseppe, ma persona. vedi tu, guarda tu, ma che Vabbè, ma scusa, insinuazioni, ma. ma io ho avuto Giuseppe avversario, ma ha pure vinto un campionato insieme a Mirabelli, quindi cioè, voglio dire, è normale che ieri insieme Ma ecco, come diceva Giuseppe, a me. Mirabelli a Padova, lui adesso è a Milano. Certo, adesso più avanti come città A Saronno, a Saronno. è più forte Giuseppe. No, e poi anche al Ministero degli Arti a Franco Segreto. Per evitare, torniamo seri, per evitare tutto quello che ha detto Gagliardi che ci sta, noi siamo italiani e siamo fatti così, magari in Inghilterra o in Abbiamo altri il paesi questo non dubbio, succede, il abbiamo il dubbio. dubbio. E poi c'è il detto, come dire, a pensare male Ci si si fa fa peccato, peccato, ma ma ci si spesso indovina. si indovina, ci si azzecca. Quindi allora, per evitare tutto questo, visto che fanno sempre riforme, no? Ma dico, adesso io la butto lì, ma allungate sti playoff e playout, cioè le forchette. Cioè, se tu allunghi le forchette, se mettiamo la classifica, no? Ti faccio vedere una cosa, cioè, giusto Sì, vediamo per. la classifica, Luca. Se vediamo la classifica, tu allunghi la forchetta un po' come i playoff in Serie C a 10, per esempio, no? Invece che a 8, cioè fino alla Ternana, o anche a 12, addirittura Cittadella e Regina erano, come dire, fino alla fine, vabbè, per il Cosenza non era bene, non era una buona cosa questa, però voglio dire, indipendente da tutto, no? E allunghi anche la forchetta dei play-out. Tutte le squadre hanno qualcosa da chiedere invece al campionato Fino nelle alla fine, tu ultime, fino dici. alla fine, così è impossibile comprarsi o vendersi, fra virgolette, le partite o comunque le non motivazioni, eccetera, eccetera. Però, come dire, questo lo lascio a quelli che stanno in alto nei salotti buoni e via, insomma. Io penso che il Cosenza debba pensare prima di tutto a se stesso e andare a fare una grande partita a Pisa, perché ha nelle corde di poter tornare da Pisa anche con un bellissimo risultato, non dico quale. Giuseppe, allora, innanzitutto diamo la risposta a quello che dice Silvio su questo margine, magari di poter allargare la forchetta verso il basso e verso l'alto per quanto Sì, riguarda. ti dico che ogni anno la discussione in Lega di B c'è sempre. È chiaro che l'introduzione dei playoff è stata una rivoluzione della Serie B di Abodi. È stato Abodi che ha voluto i playoff in B e, devo essere onesto, è stata una soluzione vincente. Poi è chiaro che fai fatica a far passare l'allargamento a 10, come succede in Lega Pro, perché i presidenti tendenzialmente non vedono, alcuni non vedono l'ora di finire il campionato, altri non riescono a capire come si dovessero giocare da terzi in classifica, magari con 15-20 punti di vantaggio sulla decima. Questo è un campionato comunque anomalo, in cui le prime 5, le prime 6 squadre in questa classifica fino a 180 minuti. Ora magari qualcuno è stato il Benevento che ha perso contro la Ternana, si è autoeliminata, però c'è il rischio concreto di arrivare fino all'ultima giornata che non si sapeva chi poteva andare in Serie A. Certo. Quindi, però io non mi meraviglierei, ricordiamoci che l'Italia è stata eliminata in un europeo per un biscotto, quindi tutto può accadere, non è che dobbiamo dire che in Italia siamo malpensanti, c'è stato un europeo che si è concluso
in maniera quasi ingloriosa, quindi tutto il mondo è paese. Tutto il mondo è il paese. Giuseppe, invece, la regina, per quanto riguarda la squadra Amaranto, però non volevo proprio puntualizzare sulla regina. So che sono stati questi due punti di penalizzazione. Potrebbero essercene altri da qui alla fine del campionato. In più, ti volevo chiedere, su questi requisiti più stringenti per l'iscrizione al prossimo torneo, di che cosa si tratta? Insomma, tu sei sicuramente più informato di noi. No, innanzitutto voglio attirare un attimo l'antipatia del 90% dei tifosi del Cosenza. E se parlo io di Cosenza, mi sento di poterne parlare. Guarascio oggi è una risorsa. Lo so che viene vista in maniera negativa, però quando io sento dire Guarascio dovrebbe andare via, Guarascio dovrebbe cedere, Guarascio, io credo che bisogna anche guardarsi un po' attorno. E vi posso assicurare che ho contezza della situazione oggi in Serie B e in Serie C delle proprietà, e avere una proprietà solida, sana, che può comunque garantire continuità, non è una cosa sbagliata. Capisco che c'è poi l'emotività, l'emozione, la voglia di vincere, e sono tutte quelle componenti, ma oggi il calcio va verso un equilibrio e lo dimostrano le regole che sono state introdotte, e saranno introdotte sempre di più delle regole stringenti, per cui da una parte ci sarà il terreno di gioco che stabilirà le classifiche, ma come avete visto, se una squadra non ha un equilibrio finanziario, quella classifica può essere cambiata. Quindi oggi io mi rendo conto di dire qualcosa che ai miei, diciamo, concittadini può non star bene, ma prima di dire che Guarascio, il presidente Guarascio, con quello che ha fatto comunque portando una squadra dalla Serie D alla Serie B, ed è stato il presidente più lungimirante, più longevo del calcio a Cosenza, oltre, credo che ora sono 11 anni, bisognerebbe capire qual è l'alternativa a Guarascio. E se non c'è un'alternativa credibile, io credo che Guarascio deve essere motivato magari a fare di più. Giuseppe, invece sulle i requisiti, ecco. E l'esempio oggi è su una piazza storica che è rimasta senza calcio come Catania. Catania non è riuscita a trovare una proprietà ed è fallita. E oggi il sindaco di Catania fa fatica a trovare una proprietà credibile per ripartire dalla Serie D. Stiamo parlando di Catania. Quindi oggi non è facile investire nel calcio, e Cosenza non è Milano, o non è Parma, o non è Pisa. Certo, hai ragione. Su questa cosa, diciamo che i tifosi, più che altro, forse quello che contestano al presidente è il fatto di investire poco, nel senso nella squadra, di arrivare così con il fiato sospeso fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Ecco. Se no, sanno benissimo che i conti sono a posto, che insomma, se no non ci sarebbe stata neanche la riammissione quest'anno al campionato. E ci potrebbe Posso fare una essere, quello che domanda ti volevo per... chiedere anche questo, ci potrebbe essere anche una ulteriore riammissione del Cosenza, non, se qualche società, magari, ovviamente se si retrocede, qualche società magari rischia di non iscriversi al Allora, campionato. innanzitutto il Cosenza può essere riammesso, e ci auguriamo di no, per lo scorrimento di classifica, cioè la squadra che perde i playout, anche se fosse il Cosenza, potrebbe essere riammesso. Ma io non guarderei tanto alla Serie B quanto anche alla Serie A. Ci sono due squadre oggi in Italia, la Sampdoria e il Genoa, che hanno problemi diversi, ma problemi societari importanti. La Sampdoria oggi è gestita da un trust, il cui proprietario Ferrero è impossibilitato ad operare sui conti correnti, e Quindi se non riesce a trovare una proprietà o qualcuno che mette liquidità, la Sampdoria è una delle società che potrebbe rischiare di non iscriversi al campionato di Serie A. di Serie A. Stiamo dicendo una Sì. cosa seria. E Quindi quindi ci sarebbe anche a questo punto l'effetto domino. l'effetto domino anche in Assolutamente. Serie B, ecco. Assolutamente. Non devi mai augurarti delle disgrazie altrui. Altrimenti torniamo al caso del Chievo col Cosenza. Certo. Però queste regole hanno stabilito un principio: se i soldi non ce l'hai, non ti puoi iscrivere al campionato. E invece i requisiti per l'iscrizione, che cosa riguardano questi nuovi requisiti? Ecco. Riguardano semplicemente un rapporto fra i soldi che tu hai in cassa, i crediti, e i debiti che hai. Questo rapporto non può essere più squilibrato. In Serie A questo rapporto può essere del 50%, cioè significa che se tu hai 1 milione di euro di soldi,
crediti, come puoi avere capitale. al massimo 1,5 milioni di debito, quindi il 50% in più. In Serie B, in Serie C, questo parametro scende, quindi è più stringente. Significa che tu non puoi avere più del 30% in più dei tuoi debiti. Nella vita reale, un negozio, un commerciante che ha 1 euro in più dei crediti, tecnicamente chiude una sala cinesca. Ma il mondo del calcio è un mondo in cui il debito non è una cosa cattiva. Quando noi sentiamo i debiti, vediamo l'Inter, il Milan, la Juve che hanno debiti, questa non è una cosa cattiva. Il problema è se tu riesci a far fronte. Per far fronte devi dimostrare di avere i soldi e i bilanci devono essere a posto, e se non sono a posto devono essere corretti. Come li correggi questi bilanci? Immettendo della liquidità, e la liquidità la può immettere solo e esclusivamente il proprietario. Quindi i presidenti saranno costretti, qualora i conti delle proprie squadre non siano in linea con questo principio che vi ho detto io in maniera molto semplice, dovranno inserire denaro fresco nelle casse della società in modo tale da poter ridurre questo divario fra entrate e uscite e renderlo equilibrato. Equilibrato. C'era Silvio che voleva chiederti una cosa, forse. No, intanto lo ascolto in maniera veramente. Ecco, Il religioso silenzio lo ascolti. questa è un'altra eccellenza, come dicevamo prima, che squadre come Cosenza, Catanzaro, Regina, Crotone, anche se lui c'è stato in diversi periodi, però poi vanno al nord. Comunque è vero che lui c'è stato al Milan, però insomma, io me ne terrei strette gente come ci Lo siete, diciamo sempre, lo ma non perché diciamo siamo sempre. amici, insomma, lo dico proprio perché è un professionista bravo e Grazie serio. mille, Poi grazie mille. volevo dire. Io intendevo dire per quanto riguardava come si chiama, la forchetta, no, dei Sì, playoff e dei playout. sì. È ovvio, Giuseppe, che se tu hai 10, 15, 20 punti di vantaggio, cioè, non c'è playoff che playout che tenga, insomma. Cioè, come dire, con punti di differenza non tanti, è un peccato che uno con 5 punti, 4 punti, 6 punti, che ne so, fino a un massimo che lo decidessero loro, insomma, allungare questa forchetta. Questo è Poi io. possibile, Silvio. Silvio, questo è possibile. Infatti, i playoff e i playout vengono regolati dall'assemblea di Lega in Serie B. Cioè, se tu vai a vedere le NOIF, tu sai benissimo cosa sono, troverai che il campionato di Serie B è disciplinato con tre promozioni e quattro retrocessioni. E dopo la Lega di Serie B, in piena autonomia, decide come individuare la classifica. Quindi ogni anno l'assemblea si riunisce. Il presidente della B presenta un progetto che è un copia e incolla degli anni perché il format tutto sommato, ma ti dico una cosa, da un punto di vista televisivo, se tu allungassi, cioè se tu avessi la possibilità di ampliare questo perimetro, avresti più partite dei playoff. Quindi da questo punto di vista non è sbagliato, i playoff e i playout danno spettacolo. Il problema qual è? Che alcuni presidenti, alcune proprietà vedono più rischioso diciamo, Certo. giocare più partite o comunque mettersi in gioco con squadre che magari potrebbero essere pericolose. Prendiamo oggi il caso del Cittadella, che tecnicamente è fuori dai playout, ma immaginate il Cittadella oggi da decimo potrebbe in teoria competere per andare in Serie A, ne avrebbe forza e l'organico. È vero. Mister, qualcuno ci scrive da Catanzaro: se rivali calcisticamente vi auguro di farcela, ma è difficile perché al nord si aiutano fra loro se sono rivali, cose che nel sud Italia purtroppo non facciamo. E io sono straconvinto che il Parma regalerà la partita all'Alessandria. Poi ovviamente ci dice: speriamo di fare l'anno prossimo il derby in Serie B, perché sappiamo che il Catanzaro, mister, Impegnandone parteciperà ai prossimamente nei playoff. playoff, Io ho scusate. visto la partita già, perché ogni tanto mi piace anche Anche spostarmi guardare. da Cosenza, no? Sono andato a vedere Vibonese e Catanzaro. Catanzaro. Già Mi retrocesso. dispiace per la Vibonese, Ci dispiace a però il tutti. Catanzaro ha vinto meritatamente, ha sofferto almeno per quanto riguarda le attese, no? Nei primi minuti, perché giocare una partita che può essere è tutta da perdere, nulla da guadagnare, perché è scontato che il Catanzaro potesse vincere. C'è sempre un certo pathos che si viene a creare che ti frena, no? Però alla fine poi ha centrato l'obiettivo, si preparerà sicuramente a questi tipi di Playoff. playoff e ci va nella maniera migliore, anche perché mi Un fa. secondo turno mi pare che entra. Oltretutto, ma questo non lo Entra. so quanto sia vantaggioso, perché già il Cosenza Stare che ha fermo. partecipato a suo tempo
dalle prime partite, si è trovato allenato e poi è stato, verso la fine, è stato tutto una rincorsa, un trionfo, no? Mentre le squadre subentranti, dopo 15 giorni, per esempio, avevano bisogno di rodarsi attraverso i 90 minuti che erano mancanti. Ma a parte questa considerazione, io dico, bisogna assolutamente che... Io mi riallaccio a quello che ha detto il mio amico Mangiarano, no? Il Cosenza, sono convinto che intanto deve salvarsi con i punti, però ha fatto l'elogio a Guarascio, ma perché in effetti, anche se noi bacchettiamo, io almeno personalmente... Guarascio è un lungimirante esagerato per quanto riguarda il bilancio, no? E allora io, quando non me la posso prendere con Guarascio, no? Me la prendo con chi dovrebbe dargli stimoli particolari. Io non so dove lui cerchi gli stimoli, no? Gli stimoli per un imprenditore possono venire solo da lavori nuovi, da essere impegnato da una regione, da una provincia, da un comune, perché specialmente un imprenditore che viene da fuori, non è localmente nato, per trovare incentivo, specialmente poi ignorante dal punto di vista calcistico, e me ne faccio ammenda di questa parola, signor, non ignorante in senso volgare, ignorare il calcio nei minimi particolari, e lui lo è, un ignorante in questo senso, deve per forza essere incentivato da qualche cosa che lo attira per quanto riguarda la sua imprenditoria, è normale, no? E allora dico, quando abbiamo un presidente come lui non mi prenderà mai, perciò me lo posso dire, perché io gli dico le cose come stanno, ma per incentivarlo a rivolgersi a chi di dovere, e dire, ragazzi, volete che io entrate insieme per poter eventualmente prevedere una spesa non di uno ma di due. Mangiarano alza come il dito. C'è Giuseppe che... La mano. È normale. O no? Perché... Voglio dire una cosa. Allora, il mister è molto tecnico e infatti ha detto, a un certo punto ha fatto una cosa straordinaria. Ha detto, quando non posso bacchettare Guarascio, guardo altrove. Sì. Questa è illuminante, questa frase, perché il bilancio del Cosenza non è diverso da quello di Cittadella. Certo. Quindi a volte sono le persone che ti stanno vicino, che ti devono stimolare. Bravo! Bravo! Bene che sei andato lontano dalla Calabria per cercare di apprendere quello che succede altrove. Ma noi lo sappiamo pure, gli anni in più che abbiamo, che questo avviene a Cittadella, perché quando siamo andati a vedere per fare scouting sul campo del Cittadella e vedevamo la fascia tricolore, la fascia della regione, che erano insieme ai presidenti e erano coinvolti in un contesto che doveva dare lustro a quel territorio, chiaro il concetto? Non quando, perché, ma nello stesso tempo si dimostravano molto guardinghi sulle malefatte o le buone fatte di chi gestiva il calcio, di chi gestiva lo sport, ed era tutta una confusione, una comunione. Qua invece la comunione, sai quando c'è? Quando si deve fare un palazzo e vediamo dove vengono i fondi, e poi eventualmente non mi quando fa c'erano le elezioni, non mi fare dire cose che dice, e invece stare. E allora povero giustamente Guarascio, tu sei per Guarascio perché mantiene il bilancio a zero, no? È normale. E io sono per Guarascio perché non trova delle risposte lì dove dovrebbero esserci delle risposte, sia di incoraggiamento ma anche di controllo, anche di controllo. E il controllo dal punto di vista calcistico non può essere comunale o regionale, deve essere comunale, regionale con competenza calcistica. Per tenere a conto, perché poi il campo deve dare i suoi frutti, e quando lo si vede che si depaupera il campo di investimenti sui giovani, di strutture da migliorare, perché c'è una tribuna che chiusa a due anni, a tre anni, quando non c'è la voglia ma si pensa ad altre cose. E a noi il periodo della sanità, del Covid, dobbiamo pensare a lì, perché là c'era guagna, siamo rovinati, non dico più niente, lasciamo stare. Perché se no tergiversiamo. Andiamo a vedere la partita, perché se no ci mettono in mezzo. Allora Franco, due domande che ci fanno i nostri telespettatori. No, io volevo farla a Giuseppe, vabbè. Sì, un attimo ti chiedo queste cose velocissime e poi chiediamo a Giuseppe. Il prossimo campionato di Serie B, che noi ci saremo, quindi il nostro telespettatore... Me lo auguro. Siamo fiduciosi. Comincerà anche a Ferragosto come la Serie A? Mi pare di sì.
Sì, perché c'è il discorso dei campionati praticamente che verranno Coppa fermati del a novembre, Mondo. poi dove noi non parteciperemo, e quindi poi ci sarà un Mentre discorso che sulla si tribuna allungherà, B perché mi la dicono. Serie A partirà praticamente il 12 Sì. agosto. Sulla tribuna B mi dicono potrebbe essere parzialmente riaperta in un eventuale Rivolgetevi play-out. all'assessore Allora, del facciamo comune di così. Cosenza. Su questa risposta ve la daremo anche un po' per scaramanzia, dai, diciamo così, nelle successive settimane. Vediamo come evolve in queste 2 giornate e vedremo un attimo di coinvolgere qualcuno anche da parte dell'ente comunale e capire a che punto siamo sulla tribuna B, perché lo stiamo dicendo da un po' di tempo. Franco, tu volevi fare una domanda a Sì, Giuseppe? volevo chiedere questo, dal ragionamento che ha fatto dalla discussione l'amico Giuseppe Mangerano, par di capire che da qui a 3-4 anni potrebbe esserci una scrematura naturale, senza aspettare praticamente la riforma dei campionati, perché potrebbe andare in quella direzione, caro Giuseppe. Di fatto è così, c'è la scelta della Non c'è bisogno di federazione. riforme, c'è bisogno di una scrematura che sarà naturale per quanto riguarda i bilanci. Tu hai parlato in Serie A, io lo sapevo già, di Sampdoria, Ferrero, di tutte le note vicissitudini, Zangrillo praticamente che è il presidente attuale del Genoa, eccetera, eccetera. Qualcuno dice prestanome, ma io non lo dico. Detto questo, anche in Serie B ci sono delle situazioni molto delicate. Non ultimo, il mio collega Alfredo Pedulla è uscito fuori su Regina TV, guarda caso, proprio 2 giorni fa, dicendo: Gallo, dici le cose come stanno, perché dice: io non ho paura dell'iscrizione al campionato prossimo, ho paura della gestione. Quindi questo messaggio che ha lanciato Alfredo, il collega, per me 20 anni siamo stati, ti ricorderai, insieme al Corriere dello Sport, è un messaggio significativo, cioè sulla TV del presidente della Regina Calcio, che tu conosci. Volevo sapere il tuo parere, grazie. Io posso parlare di Regina finché ci sono stato, e quando sono andato via io avevamo una situazione sicuramente in linea e siamo stati abbastanza, diciamo, concentrati a mantenere l'equilibrio. Poi è chiaro che le aziende del presidente Gallo hanno continuato purtroppo ad avere problemi. In più, Sì. non c'è stato, secondo me, un po' di fortuna, perché lui non è stato bene, c'è avuto il lutto, cioè ci sono state tantissime concomitanze. La penalizzazione, non ci saranno altre penalizzazioni perché non ci sono altre scadenze, quindi la Regina avrà come unico obiettivo quello della ricapitalizzazione e del pagamento degli stipendi. E conoscendo Gallo, sono convinto che questa cosa, sarà scontata. Poi per il futuro è un problema del Infatti, mancato. Alfredo parlava del futuro, infatti. Grazie, grazie. Poi io posso dire un'altra Sì, cosa. certo, E che la mia non voleva essere una arringa, voleva essere un incitamento ai miei paesani che attualmente comandano la città di Cosenza e hanno molto voce capito. in capitolo. Dico, devo dire, cercate di stare vicino a Guarasci in questo periodo. Non fate come Pilato, perché poi ne parleremo. Perché Guarascio in questo momento, a prescindere se ha fatto bene o ha fatto male, a Certo. prescindere se ha adesso delle idee lungimiranti per il futuro, e quelle potreste fargliele venire voi, obbligandolo, no? State vicino a Guarascio in queste 2 partite, perché una retrocessione di una squadra come il Cosenza dalla Serie B è una bocciatura che non si rifà alla gestione, non si rifà al Campo Marulla, non si rifà al calcio soltanto giocato, si rifà a tutti quelli che oggi stanno gestendo il territorio in senso lato, è lì dove c'è da fare unione. Nel territorio di menti, di economia, di campi, di strutture, per poter dare a Guarascio anche alternative di supporto, bisogna che voi lo indirizziate, bisogna che voi interveniate, bisogna che voi fate sentire, anche perché i 6.000 spettatori di domenica che non volevano venire a uscire dal campo, ci saranno anche in 12.000 se noi andremo all'ultima partita col bisogno di fare necessariamente i punti. Con questa arringa possiamo chiudere, mister. Grazie a Giuseppe Mangiarano in collegamento con noi dalla Lombardia. Giuseppe, così. Grazie a tutti quanti, Grazie grazie. ancora per il tuo prezioso contributo. Grazie, Giuseppe. Grazie a Franco Segreto del Corriere dello Ciao, ciao. Ci Sport. vediamo lunedì.
Grazie a lunedì al replay, grazie a Silvio Zizza che come al solito è sempre paziente, ti aspettiamo in studio Silvio. Da Milano alla Lamezia Terme. Da Milano alla Lamezia Terme, tanto c'è l'aeroporto quindi è facile da raggiungere. Al mio mister lo ritrovo qui. Venerdì, no. Oggi è stato tranquillo, è fra vero Silvio. Fra due domeniche. È stato tranquillo. Dobbiamo chiudere che il regista, se no ci chiude lui. Vi lascio come al solito alla clip di Luigi Rogano e Luca Lepiane. Grazie a tutti, ci vediamo venerdì. Mamma che fritto, lo senti? Siamo quasi a maggio. Mamma che fritto. Ma perché fa soffritto? È facile, siamo sotto zero. Mamma.